Luca Chieregato, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Grazie di questo momento, di questa possibilità, di questa opportunità. E siamo qui nel posto delle parole, un po' ansiosi perché il suono che arriva da Luca Chieregato è molto debole. Adesso speriamo sia migliorato. Ci sente... 1, 2, 3, prova. Provo. Benissimo. Poi io mi domando, chissà perché quando si fanno le prove al microfono si dice sempre 1, 2, 3. Secondo lei perché? È una bellissima domanda. Non si va mai al 4. È vero, ci si ferma lì un po', anche questa cosa del sa, io facevo anche il cantante, una volta si diceva sì, sa, perché decidi che devi far sentire se la S è sibila, esatto. No. Però sull'1, 2, 3 devo dire che ci potrò fare un pensiero, potrebbe diventare oggetto di una nuova storia. Potrebbe diventare oggetto di una nuova storia, e qui andiamo proprio a scoprire la passione, il lavoro, il divertimento, l'arte della parola raccontata di Luca Chieregato, che è scrittore, cantastorie, formatore, porta in giro le sue storie anche laddove è meno consueto ascoltarle, per strada, nei teatri, nelle aziende, persino al telefono. E Di che storia hai bisogno? È il primo libro, come abbiamo letto nel Risvolto di copertina. Ora, Luca Chieregato, il primo libro di una lunga storia di storie raccontate, non importa dove, l'importante è che le storie vengano ascoltate, perché da sempre, da quando è comparso l'uomo, potremmo dire, su questa terra, se c'è qualcuno che parla, necessariamente qualcuno deve ascoltare. E se qualcuno ascolta, poi quella parola viene tramandata. Infatti un tempo si diceva verba volant, ma non perché scripta manent era più importante, ma proprio perché erano più importanti a quel tempo le parole che volavano, ma non perché volassero nel dimenticatoio, volassero di persona in persona, di testa in testa, di cuore in cuore, così si tramandavano. In sostanza, questo è il lavoro di Luca Chieregato, o sbaglio? Ma sì, devo dire di sì. La prova più interessante, più emozionante per me di questo periodo è incontrare, come dire, lettori e non ascoltatori. Io, come dire, sono abituato a fare cantastorie da circa una decina di anni, e quindi il mio rapporto con il pubblico di solito nasce con un ascoltatore, no? Che poi magari diventa anche un lettore, perché magari apprezza le storie, quindi magari, che so, prima del libro io portavo con me queste storie in scatola, erano degli piccoli scrigni artigianali che venivano con me, e quindi magari qualcuno poteva portarsi via comunque il ricordo dell'esperienza. Però in questo caso l'avventura nuova per me è che ci sono dei tizi, delle tizie in giro per l'Italia e non solo, che trovano il libro in libreria e quindi si relazionano con me soltanto come una parola scritta, non come una voce, come il verba volant di cui parlava lei poco fa, cioè che invece è l'oggetto, il frutto del mio lavoro di questi anni, no? Anche nel libro lo dico, nella prima pagina, quella sulle istruzioni, su come funziona questo libro, è che invito le persone, se hanno desiderio, di leggere ad alta voce per qualcuno, perché queste storie sono nate così, per essere lette, no? Per essere ascoltate magari anche a voce. Dentro ci sono invece anche delle storie un po' più riflessive, più lente, passatemi il termine, in cui invece c'è una prosa per cui è più interessante alla lettura e non all'ascolto. Però dal mio punto di vista, come dire, è un libro che è proprio nato, e tutte queste storie sono nate per poter essere dette al mondo, un po' questo per rispondere alla sua suggestione relativa al verba volante, è proprio così. Che bello sentir dire sono nate per essere dette al mondo. E il verbo dire è un verbo importante, non declamate, ma semplicemente dette. Qui non c'è una posa attoriale, qui c'è un dire. Sì, c'è quindi un'operazione di sottrazione, Livio, nel senso che il mio lavoro, prima di fare il cantastorie, per tanti anni ho fatto anche l'attore, ho scritto spettacoli teatrali, e quindi arrivo da questa dimensione per cui vai, fai la performance. Però ha cambiato registro per questa sì, cosa. Devo dirle che infatti sì. La cosa più interessante per me è che anche quando insegnavo a mia volta recitazione, no? Dicevo agli attori, non metterti davanti alla storia, non metterti davanti al testo, perché se ti metti davanti al testo, noi non vediamo il testo, vediamo te. Quindi tuttora, quando magari racconto una storia e qualcuno mi dice che bella, io ricevo un certo tipo di emozione, ma se qualcuno mi dice che bravo, una parte di me un po' fa
ancora una volta mi sono messo un po' davanti, cioè il rischio per me come cantastorie quando racconto è esattamente quello che stava dicendo lei, cioè il rischio possibile di declamare, di esagerare, di mettermi davanti e così che poi la persona che mi ascolta dica bravo l'attore, ma in realtà io in quel momento cerco di essere un tramite, in realtà l'operazione del cantastorie dal mio punto di vista è anche un'operazione di sottrazione, dove mi tolgo per dare spazio alla storia. Per dare spazio alla storia e dare spazio a un ascolto completo da parte dell'ascoltatore, che può passare per strada, può essere in una sala, non importa dove, perché Luca Chieregato ha cominciato ad appassionarsi a queste storie di strada quando e perché? E più o meno una decina di anni fa, in un momento molto critico della mia vita, ho capito che potevo passare un'estate in giro per l'Italia a raccontare storie. È stata proprio un'intuizione, non sapevo dove mi avrebbe portato. Io facevo già l'attore di mestiere, già scrivevo spettacoli, però questa cosa di prendere una sedia e di mettermi per la strada è stata rivoluzionaria per me, devo dire, da un certo punto di vista mi ha cambiato. Ha cambiato la mia storia, mi ha dato un'opportunità che mi sono concesso. Ricordo ancora che feci questa telefonata alla mia ex moglie dicendo quest'estate pubblicherò le mie storie. Lei mi ha detto, ma nel senso che pubblichi un libro? Io le risposi, no, nel senso che le pubblico, le porto in giro, le porto al pubblico. Non avevo intenzione là in fondo 10 anni fa di mettermi chiuso in una stanza a racchiuderle perché diventassero un libro. Questo è quello che sta succedendo in questi giorni, no? Che capita adesso. 10 anni fa la mossa, il gesto, l'atto di coraggio, se può valere questo termine, era invece proprio di mettermi io in strada e portarle con me. E mi fate la lettera pensare che 10 anni fa su quelle GIO che portavo in giro c'erano 11 storie e adesso ce ne sono tipo 194, devo rifare bene il conto. Però quella prima volta Luca Chieregato con il leggio, col cappello per strada, perché altrimenti non sarebbe bello, quella giornata fruttò molto. C'è margine di guadagno, qualcuno ha detto, 2,60 euro. È proprio vero. Un bel colpo, vero? Sì, caspita. Soprattutto, ma lo dico forse anche in quel capitolo che lei sta giustamente citando, mi emoziona il fatto che lo cita con questa precisione, il pensiero proprio di mettere il cappello per terra, no? Cioè di fare questo atto di resa un po', che è stato per me come dire, ok, ricominciamo da capo, facciamo una cosa proprio nuova che non sai fare, mettili il cappello e vediamo che cosa succede, no? E vediamo che cosa succede, ma che cosa succede durante le storie di Luca Chieregato? Perché vorrei entrare nella creazione di queste storie. Noi oggi le possiamo leggere in questo libro, Di che storia hai bisogno, pubblicato da Mondadori, però vorrei andare dietro le quinte, per così dire. Allora, queste storie sono nate a tavolino o spesse volte sono nate guardando, che ne so, le persone in faccia e quindi il racconto prende una piega che non si aspettava? Ma questo no, questo lato, come dire, improvvisativo, non devo essere sincero, non c'è nel mio lavoro, nel senso che nascono a tavolino e nascono, come dire, proprio nella bottega artigianale di un autore che sono io, che però sì, da questo punto di vista non pesco soltanto nella fantasia, perché la fantasia, come dire, dal mio punto di vista è una danza continua tra quello che vedi della realtà che ti piace e quello che non ti piace della realtà. È questa continua lotta, danza, in cui metto in circolo negli occhi quello che mi capita davanti e lo trasformo da un certo punto di vista. Quello che però succede di interessante in strada non è tanto il cambio, la storia a seconda degli occhi che ho davanti o del volto che ho davanti, ma intercetto, da lì nasce la domanda che poi dà il titolo al libro, intercetto una dimensione più emotiva, cioè la domanda mi permette di raccogliere tante informazioni, no? La persona ci pensa, ascolta come sta, mi guarda negli occhi, mi dice qualcosa di verbale, fa una dichiarazione e poi in realtà mi sta dicendo qualcosa anche di non verbale. Lì in mezzo c'è il mio spazio di improvvisazione, per cui avendo la fortuna di aver scritto un numero abbastanza ampio di storie, non posso dire che posso rispondere a qualsiasi bisogno, sarebbe un po' presuntuoso. Però, come dire, posso intercettare una materia umana, no, Livio? Cioè, se qualcuno mi dice fiducia, mi dice speranza, mi dice coraggio, mi dice avventura, mi dice lotta, mi dice tradimento, mi dice, insomma, quelle che sono la radice delle avventure umane, dentro quel tipo di richiesta io posso sicuramente
decidere o lasciar decidere una parte di me intuitiva che anche l'altro giorno, durante una serata, un evento che ho fatto, razionalmente avrei raccontato un certo tipo di storia e invece intuitivamente ho scelto di raccontarne un'altra. La cosa divertente è che io spesso non so perché poi alla fine sono andato di lì, perché l'intuizione non ha sempre parole con cui ci spiega perché mi ha fatto fare una cosa, no? Magari lo capisco dopo o lo capisco tra un po', quello è il margine, come dire, di mossa che mi concedo. Dal punto di vista invece di quello che vado a raccontare, una volta che ho deciso quella storia, la storia quella è, perché l'autore che sono io è molto rigido nei confronti dell'attore che sono io. E questo libro, certo, e questo libro, Di che storia hai bisogno, si compone di diversi posti, di diverse stanze dove trovare delle parole: la bellezza, la lotta, specchio, la ferita, la grazia, la rivoluzione, la penombra, la domanda, il sogno, la vertigine, e non poteva che chiudersi con la parola amore. Dalla bellezza all'amore, quindi una parabola importante quella che troviamo in questo libro. Per vedere la bellezza occorre portare la propria attenzione agli occhi. Pulirli è la via. Questo libro che cosa fa? Poi devo dire che poi sono ritornato, come faccio spesse volte, ritorno alle sottolineature del libro, e sono ritornato anche alla sottolineatura di questa prima frase: per vedere la bellezza occorre portare la propria attenzione agli occhi, pulirli è la via. Ora, questo libro ci dà le indicazioni su come pulire lo sguardo attraverso queste storie, Luca Chieregato. Ma io ci ho provato, perlomeno la mossa, il gesto mio è quello lì, e devo dirle che è un gesto che prima di tutto serve a me, perché, come dire, nel libro non c'è la presunzione di dire andate da quella parte, semmai il libro prova come un oggetto, dire, misterioso, che spesso viene aperto a caso, a darmi un'indicazione, ma la dà per primo a me, perché quella frase, Livio, che lei ha citato, del pulire della via, è una frase che riguarda me. Cioè io per primo rischio, nell'attrezzatura del quotidiano, di perdermi nella noia, nel tutto qui. E allora, facevo un gioco l'altro giorno con degli spettatori, chiedendogli a quale vocale appartengono, no? Così posso chiederlo anche a lei, no? Cioè, se tu fossi una vocale, che vocale saresti? E qualcuno dice io sono e qualcuno fa Io ho scoperto che sono, perlomeno è difficile che siamo una vocale sola, siamo più di una vocale, più di un'espressione, perché siamo ampi e ricchi. Io so che sono e siamo, visto che lei è attore, siamo non solo di 5 vocali, ma siamo vocali toniche e foniche, nel senso che siamo molti di più. Infatti, esattamente, quindi da questo punto di vista io sono ma sono anche A. Io lo so che sono A, perché la vita la passo spesso annoiandomi, non mi piace fare la spesa, non mi piace stare nel quotidiano, faccio proprio fatica a starci, lo confido. Quindi, come dire, in realtà il libro è come cercasse di dare una scossone a me, dire accorgiti della meraviglia che ti circonda, riconoscila, trovala. Questo un po' è la Eh sì, mia, perché, no? Perché la storia personale deve andare da qualche parte, no? Per riprendere il titolo di una storia, no? La storia che non andava da nessuna parte, per cui dobbiamo cercarlo l'obiettivo, non buttare via la vita. E non si tratta di essere così speranzosi tanto per essere sempre sorridenti, ma una docta spes, come si diceva anticamente. Eh sì, quello è un po' la differenza. Anche in narratologia si spiega la differenza tra trama e storia, no? Facendo questi esempi, per cui noi abbiamo bisogno, come esseri umani, di metterci dentro una storia, di rispondere più o meno costantemente alla domanda invisibile: che cavolo ci faccio qui? Che senso ha questo per me? Che cosa ci sto a fare in questa relazione amorosa, in questa azienda, in questa mattinata? Abbiamo, no, questa domanda di senso continua, che ogni tanto ci salva, fa di noi quello che siamo come esseri umani, e ogni tanto ci incastra, no, un po', perché io mi immagino sempre, magari in realtà si fanno domande filosofiche più ampie delle nostre, ma io mi immagino e un po' ammiro e invidio gli alberi che stanno con questa bellezza, e magari ogni tanto non si domandano che cosa cavolo ci sto qui a fare. Sì. Che è una domanda che spesso a me mette in difficoltà, devo ammettere. Eh sì, perché poi le domande sono importanti. Cerca di amare le domande, che sono simili
simili a stanze chiuse a chiave. Bisogna però trovarla la chiave. Ma a proposito di citazioni, ce n'è una a me molto cara, oltre quelle di Rilke, quella di Fernando Pessoa: il poeta è fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che è dolore il dolore che davvero sente. Si è mai sentito fingitore raccontando storie? Madonna mia, Lidio, io quella frase, quando mi ricordo dove ero, ero in biblioteca a Corsico, dove abito. Avevo 20 anni, 22 anni. Quella frase mi ha trafitto completamente, perché stava dicendo una cosa così vera, mi passi il termine, vera e ignobile allo stesso tempo, no? Accorgermi che ogni tanto noi autori maneggiamo, no, il dolore, pastrugniamo dentro il nostro dolore, dentro il nostro stato, perché da lì possiamo trovare delle cose. Io su questo tuttora devo farci i conti, no? Sul dire, ma caspita, allora forse quella cosa lì è un racconto che io sto facendo, non è la verità. Cioè, una volta che scopri lo spazio, no, è grande o piccolo che sia, che c'è tra la verità e il racconto, qualunque, qualsiasi cosa tu stia raccontando è comunque un racconto, ha un punto di vista delle parole che scegli, quindi stai prendendo decisioni. Lì per un attimo ti senti sempre un po', come diceva Pessoa, un piccolo grande fingitore, in buona fede o in malafede. Sto leggendo un libro che parla di biografie di uomini illustri, e come dire, ogni biografia è sempre carica, no, di fiction da un certo punto di vista. Ma quella cosa è andata veramente così? È successo davvero così? E la domanda successiva è: ma conta nella biografia dell'anima di ognuno di noi se è successo davvero? O se lo senti vero per te, forse è vero, no? Da questo punto di vista. Questo vale anche, per esempio, per la guerra di Troia, no? Raccontata da un signore che probabilmente non è andata così. Probabilmente chissà quante guerre di Troia sono state raccontate e dimenticate. Questa è riuscita a superare tutte quante, e chissà come andate. L'importante è che ci sia qualcuno che le racconti, Luca Chieregato. Eh sì, quello è un po' il... Che ci sia racconto, e che, come diceva lei all'inizio della chiacchierata, che ci sia lo spazio per disegnare un ascolto, perché poi quello un po' è il gesto difficile di questo tempo, no? Il sottotitolo del nostro appuntamento, del posto delle parole, che ci è stato regalato da una sua collega, una scrittrice, e è esattamente ascoltare fa pensare, che ogni volta che io lo dico mi tremano un po' i polsi. Ma adesso torniamo dentro il libro di Che storia hai bisogno. Qui c'è un passaggio tra la prosa e anche la poesia, ed è molto particolare l'aspetto poetico di Luca Chieregato. C'è un continuo divertimento rispetto alle parole. Uno dei miei autori più amati è Gianni Rodari, e non mi vergogno nel dirlo, perché poi Rodari per tanti di noi, per tante persone, purtroppo è vissuto come il favolista dei bambini. Invece Rodari per me è un grande maestro anche di studio. Per tutti, no? Altro che... Mi divertiva tantissimo il pensiero, e lo ammiravo nel pensiero che la mattina andava a scuola a lavorare con quei bimbi tutti i giorni, e poi si metteva a studiare la retorica, a studiare la narratologia, cioè con grande dedizione, no? Teoria e pratica insieme, perché poi se fai soltanto il teorico ti chiudi in una stanza, se fai soltanto il pratico rischi che magari non voli alto. Invece lui aveva questa capacità di alternare questi mondi, e quindi da lì arriva un po' il mio amore per le parole intese come suoni, come fonemi, prima ancora che come significati, quindi nella dimensione del significante, insieme a quella del significato, no? Cioè la possibilità che la parola, essendo un suono, dia un ritmo. Quindi è anche per questo che, quando all'inizio dicevo, mi emoziona l'avventura del lettore che incontra la storia senza di me, perché alcune di queste storie sono, come dire, lo confesso, no? Magari un po' più debole di altre dal punto di vista della struttura, o della trama, e quindi, come dire, sono sempre state un po' aiutate da me, no? L'autore dice all'attore: guarda che lì la storia cala un po', vai, ritmo, cambia, aiutala, no? Adesso io invece non ci sono e le storie vanno da sole. Però, per tornare alla domanda sulla poesia, per me, da questo punto di vista, poesia è possibilità di sentire che la persona si porti via un suono, non soltanto un senso, no? E che quindi in tante storie ci sono giochi di parole, giochi metrici,
possibilità quindi di ricordarsi un suono. Il fanciullo invisibile chiude dicendo: forse chiede soltanto di essere visto per quello che è, e per me è importante che abbia quel tum tuturu 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 tutum. Marina la stella comincia con: c'era una volta un oceano profondo e dentro c'erano pesci, alghe, coralli, sudali di sole. Cioè è tutto quel gioco che non soltanto quando scrivi una ballata, una filastrocca, ma anche quando scrivi prosa, sapere che stai danzando dentro una metrica, dentro un suono, dentro la possibilità che qualcuno si ricordi quella frase non soltanto per come dice, per il significato che ha, ma anche per la sua struttura fonetica, no? Questo ci aiuta ogni tanto a ricordare, a me aiuta a ricordare, e da lì quindi il desiderio di alternare che prosa e poesia, se si può dire così. Il cielo in una pagina è la storia che si è aperta davanti mentre Luca Chieregato raccontava questa storia di un asterisco e della sua bella condannati a vivere lontani, storie di fantasia ma che si agganciano alla realtà, queste storie ci guardano degli occhi. E per chiudere questa conversazione vado esattamente nell'ultima pagina. Quando Luca Chieregato dice un piccolo grazie a me, alla mia paura, al mio coraggio che danzano in coro, e un grande grazie alla vita ovunque essa sia, qualsiasi cosa sia, come quel vento leggero che arriva dal mare e che mi fa dire, nonostante tutto, eccomi. Penso che queste storie, Luca Chieregato, ci chiedano solo di esserci, che non è male e non è poco. Devo dire di sì. Prima posso non dire niente, perché ha già detto, una chiusa bellissima. Ho già detto tutto, nel senso che ho semplicemente letto quello che ha scritto Luca Chieregato, ma prima di salutarci, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni? Ah, a me? Sì. Ah, ce ne sono due. Uno è quello che recitavo poco fa e che mi accompagna da un bel po', perché è talmente bello e complesso che lo tengo addosso. Io da alcuni libri ci passo mesi, è Il codice dell'anima di James Hillman. Un saggio bellissimo che racconta proprio di cose incredibili per me, di come i nostri talenti sono misteriosi e fanno giri che non riusciamo a calcolare. Ce n'è un altro sul comodino che è, guarda caso, proprio è legato molto al mio lavoro, Curarsi con i libri. È un libro di un po' di anni fa, anche questo è un saggio che porta Fabio Stassi, tutta la dimensione della... Chi era già l'autore di Curarsi con i libri? Era... Sono due, perché sono due curatori, sono... Della Sellerio? Ella Bertud, sì, è Sellerio, e Susan Elderkin. Infatti, noi l'avevamo raccontato questo libro, un libro straordinario, Curarsi con i libri, perché è una terapia molto importante. A proposito di James Hillman, abbiamo ospitato diverse volte... L'ultima pochi mesi fa, poche settimane fa, se non sbaglio, Silvia Ronchey, che ha curato il libro che è uscito proprio ultimo di questo straordinario scrutatore dell'anima che era James Hillman. Ed è sempre bello sentire parlare di questa straordinaria persona. Grazie davvero, Luca Chieregato, e buone storie. Grazie a lei, grazie a voi, al posto delle parole, grazie.